arriva oggettivamente in termini improvvisi, nessuno vuole occuparsi e vedere. Tutta la classe dirigente, mediatica, giornalistica, naturalmente anche politica, soprattutto accademica, teorizzava e continuava a teorizzare la superiorità della mano invisibile del mercato. Sì. A un certo punto ci fu uno ancora in pista che scrisse: è un buon segno, il fallimento di Lehman Brothers è un segno che il mercato esiste, che è vitale, che reagisce con la forma giusta, con la forma di reazione giusta, il fallimento. Mm. In realtà subito, un po' di tempo dopo, alla mano invisibile del mercato che aveva fatto tutti quei disastri si sostituì la mano visibile dello Stato o degli Stati. Quindi... Allora, siamo a un punto, professore, poi ovviamente siamo insieme una ventina di minuti, quindi, anzi un po' meno, altri 10 minuti, un po' ne abbiamo già consumati. Volevo sentire da Emiliano Brancaccio, no? Adesso il professor Tremonti dice di aver previsto in qualche maniera quello che stava per accadere, altri economisti hanno detto che avevano previsto, in realtà questa crisi trova di sorpresa, sorprende un po' tutti, no? Sorprende gli stati soprattutto. Era, dal suo punto di vista, era prevedibile? Ma guardi, il professor Tremonti ha detto tutta la classe accademica, diciamo, presumeva che la situazione fosse tranquilla e non si attendeva una crisi di quelle proporzioni. In realtà mi permetto una piccola correzione: no, non tutta la classe accademica vedeva rose e fiori. Brancaccio l'aveva previsto? C'erano delle Cassandre, no? Ma adesso, al di là dei casi personali, che pure potrei citare qualcosa di mio, ma indipendentemente da questo, c'erano diverse Cassandre appartenenti a scuole di pensiero critico, magari che non andavano per la maggiore e ancora oggi sono relativamente meno ascoltate di altre, e Cassandre, gufi, chiamiamoli così, i quali avevano ampiamente previsto. Perché era prevedibile, Brancaccio? Cerchiamo di entrare, perché noi da questa discussione non dobbiamo fare soltanto una rievocazione, noi dobbiamo capire, e abbiamo pochi minuti per farlo, se quello che è accaduto può ripetersi. Ecco, guardi, a questo riguardo, qualche settimana fa Janet Yellen, che è presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ha dichiarato di ritenere improbabile che una crisi finanziaria, paragonabile a quella del 2007, possa ripetersi nell'arco delle nostre vite. Ora, magari Yellen ha ragione, però a me piace ricordare che John Maynard Keynes, che è stato uno dei massimi economisti del Novecento, sosteneva che i banchieri non dicono mai la verità, specialmente i banchieri centrali, aggiungerei io, ma perché non possono? In realtà segni di instabilità finanziaria diversi, ma anche simili a quelli che si registrarono intorno al 2007, segni di instabilità ci sono. Io penso ad esempio al fatto che l'enorme liquidità che si è riversata sul mercato finanziario privato, perché la finanza privata resta purtroppo al centro del regime di accumulazione del capitale di questi anni, ebbene questa enorme liquidità sta determinando prezzi relativamente alti rispetto ai dividendi. Questo è già un segnale che dovrebbe un po' preoccuparci. C'è un ritorno dell'instabilità sui mercati finanziari che si registra con l'instabilità dei movimenti internazionali di capitali. E ci sono poi piccoli segni inquietanti. Per esempio, pensiamo al fatto che il credito al consumo in molti paesi è oggi persino più alto di quello che si registrava nel 2007, con segni di indebitamento eccessivo che riguardano per esempio categorie che dovrebbero essere tutelate. Spieghiamo che è il credito al consumo è l'uso delle carte di credito sostanzialmente, oppure delle rateizzazioni, insomma così. Sì, che in alcuni paesi addirittura supera i livelli del 2007, penso ad esempio al credito studentesco, una categoria, gli studenti che dovrebbero essere tutelati, che in alcuni paesi anglosassoni ha raggiunto livelli
palesemente insostenibile. Allora, questi sono i segnali. Piccoli e grandi segnali. Professore, lei ha detto insomma che effettivamente un paio d'anni prima previde che quello che sarebbe poi in qualche maniera accaduto. Che cosa dice invece rispetto, che futuro vede? Abbiamo un minuto e mezzo. Senta, intanto ho detto il blocco della classe accademica, politica, poi ci sarà stato sicuramente. Certo. Detto questo, la metto giù così, in Europa nel discorso sullo Stato dell'Unione si inizia dicendo oggi c'è il sole ma arriverà anche la tempesta, e il vecchio Juncker in questo è stato piuttosto saggio. Io ho l'impressione che un eccesso di liquidità sia stato creato dal nulla, è come quando tu hai uno che arriva dopo un incidente al pronto soccorso, gli danno delle droghe, lo aiutano, ma non può durare all'eterno, non puoi scambiare un pronto soccorso con una lunga degenza. Io ho l'impressione che ci sia davvero un eccesso di liquidità e che sia come l'altra volta dal lato privato, non dal lato pubblico. Adesso tutti parlano del debito pubblico, ma è giusto considerare il fatto che la liquidità è soprattutto eccessiva dal lato privato.